il giro che dovranno affrontare i maschi in questa 3,750 metri da percorrere ben 4 volte in tecnica classica e 4 volte in tecnica libera, per un totale di 30 km in uno skiathlon che può essere monotono, può essere una gara un po' particolare. A dir mio, ripeto, è molto più bella la gara così cancellata, fatta la settimana scorsa, ma non più fatta dalla FISSE, quella Gundersen fatta in due giorni, una gara in seguimento che è molto spettacolare, anche nel giorno stesso, anche se tenere in ballo un atleta, ti dico, non è così bello tenere in ballo un atleta tutto il giorno, prima la mattina, poi il pomeriggio, forse ancora meglio questo formato qua. Comunque, vabbè. Tanta Norvegia imbattibile in questo avvio di stagione, situazione che vede in Coppa del Mondo Sundby davanti a tutti, 66 lunghezze su Northug, Kroga 110, poi De Fabiani, leader della Coppa Under 23, ottimo quarto in Coppa del Mondo. Un'Italia che quest'oggi lascia i box Pellegrino, domani dovrebbe essere, anzi si è schierato in staffetta, gara importante quella di domani anche verso il mondiale dell'anno però del mondo in carica, dello skiathlon per la Russia. Partita, questo skiathlon di Lillehammer maschile e Silvano Nonnai, così Silvano ha un po' di timore nel parlare di quel De Fabiani che anche quest'oggi è inutile che stiamo qui a cincischiare, a guardarci, a girarci attorno. Ma sai cos'è? Che gli voglio talmente troppo bene che non voglio mai pretendere troppo da questo ragazzo, no, che è giovane, però, a 22 anni. Però se ha fatto quel risultato la settimana scorsa non è arrivato tra l'altro a portarlo. Poi tu ci hai parlato e diceva ben salita, volevo quasi andare via, ma sì, ma lui è un ragazzo veramente che non ti dà mai la, come si può dire, adesso essendo passato dall'altra parte, non essendo più atleta, non ti dà mai la soddisfazione di dire sì, sono andato forte, non te lo dice mai, nel senso che lui trova sempre sì, avevo un sci buono, sì, ho avuto fortuna, sì, la pista era per me. Solitamente la domanda che fai a Fabiani è come è andata. Sì, sì. Indubbiamente la pista di Rucca non era la pista, non era la pista che amava tantissimo, che ama tantissimo proprio De Fabiani, troppo tratti che non ce n'erano poi tanti di pianura nello scollinare, tanto che faceva fatica, mentre nella parte di salita voleva quasi andarsene, ma andarsene per guadagnare qualche secondo, ha detto è inutile, dunque calcolatore sto ragazzo, sappiamo che ha un cranio veramente molto fine, sa mettere proprio a posto ogni cosa durante la gara e l'ha fatto, ha perso solo da un grande Krog in finale, perché veramente un podio portato via da un velocista non si può. Quello che ha vinto la Coppa Sprint lo scorso anno. E poi per dirla tutta, altro gesto bellissimo di Fabiani, un po' come già lo scorso anno quando vinse all'Acri, subito è andato a stringere la mano a Krog. Sono dettagli che fanno la differenza. Questo è un campione a livello sportivo, ma anche una persona umanamente parlando eccezionale. Lo ricordo ancora in estate, assieme a tanti bimbi in giro per la Valle d'Aosta, sempre pronto per firmare un autografo, per una stretta di mano, come a dire, ma volete proprio che sia io a firmarla? Lui è molto molto umile, come deve essere un fondista. Molto diverso da Valbusa, per la verità. Quando ero un giovincello, lo ricordo, beh, anche tu, in quanto autografi eri sempre sorridente, avevi 20 kg in meno. Addirittura. No, qual era il rapporto con il pubblico? Ecco, come viene gestito da un atleta? A volte... Ti dico, io le gare le sentivo abbastanza tanto, nel senso che quando facevo il giro di ricognizione, dove vedevo anche gli amici da casa che arrivavano sul tracciato, il mitico Barba, presidente del fans club, mi dava sempre un senso di dire anche quest'oggi non posso cannare, perché altrimenti mi faceva un po' troppo forse coinvolgere da quello che era il pubblico amico di casa e anche il pubblico in generale, però mi dava sempre una spinta in più. Poi in realtà quando mi vedeva mi passava lato, insomma, questo è un altro discorso. Non è vero, da amici ad amici che ci hanno scritto in questi giorni sul sito di Eurosport e sulla diretta hashtag di Eurosport. Bipi Dalla Corte, il mitico, già presidente degli amici del Sovramonte, Belluno, un saluto che arriva dunque dalla montagna bellunese, da questo club che tanto ha fatto e sta facendo per l'uscita di fondo italiano. C'è una bella bagarre storica, bagarre tra Verona e Belluno, tra Bosco e la zona di Padova, da quelle parti, o sbaglio? Ma sì, sono due bacini e due zone dove si respira sci di fondo, di conseguenza, anche se siamo belunesi. Sicuramente non puoi dirlo, ma tu com'è che li chiami belunesi? Belunesi. Belunesi, basta.
Il Veneto è una regione importante per lo sci di fondo, speriamo che arrivi la neve, col pensiero va sempre quei ragazzi che stanno facendo ski roll più che vedere la neve, o se la neve la vedono dopo 150 km in autostrada. Neve che potrebbe, speriamo, diciamolo sottovoce, arrivare nel prossimo fine settimana, almeno queste un po' le previsioni, ce ne vuole di neve per questi ragazzi che si stanno allenando e stanno gareggiando quest'oggi a Valfurva per la Coppa Italia. Intanto sembra già fare sul serio Sundby, con incollato sulle code di Raug, i due norvegesi, spinge veramente in maniera importante il norvegese. Di Raug ha dimostrato davanti una grande condizione, miglior crono, quindi vittoria di tappa nel Nordic Opening nella 15, il classico pursuit, c'è la Norvegia tutta schierata, poi c'è l'armata russa, più indietro vedo De Fabiani sulle code degli sci di Cologna. Sì, il De fa proprio sulle code di Cologna, non deve restare troppo dietro De Fabiani, perché lì davanti a mio avviso stanno già facendo abbastanza sul serio, con Sundby che ha preso in mano la partita e sta conducendo tutto il plotone. Assenze di rilievo, quelle di Helner, di Halvarsson, influenzato l'uno nell'altro in casa Svezia, non c'è Richardson, non c'è Bauer che dovrebbe rientrare nelle prossime gare per la Cecchia. Finlandia ai minimi termini con i box Niskanen, Nussiainen, Eikinen, forse per tutta la stagione, per scelta tecnica Belov, non schierato quest'oggi assieme a Besmechnik, non c'è Jespersen, non c'è Goldberg in casa Norvegia. Per l'Italia, come detto, c'è il quartetto di Fabiani, Clara, Nöckler e Salvadori nello schiaton maschile, 15 in classico poi 15 iscritti. L'azione di Sundby, l'azione sempre perfetta, lineare, non si scompone l'atleta norvegese, è un bel vederlo nel sciare sia in tecnica classica che in tecnica libera, polivalente il fuoriclasse norvegese, sa veramente staccare tempi importanti in entrambi le tecniche. Intanto passa l'inglese Musgrave con il 16. Salvadori al debutto in Coppa del Mondo, 20 secondi di ritardo, il gruppo è ancora piuttosto compatto, anche se questo terzetto qualche metro l'ha guadagnato. Sylvie di Raug, turn set temibili. Sì, gara anomala, di solito le gare nello skiathlon, gare in linea maschili, si va decimo il giovane Magne Haga, occhio al petrolio 38. Si giocano sempre nella parte finale, ma quest'oggi sembra diversa la storia. Già davanti il big, i due big norvegesi a tirare e a fare subito un ritmo importante. Intanto passa anche Clara a 19 secondi, con lui c'è anche il 24enne Mattias Rundgren, atleta norvegese, tutta della Norvegia davanti, la Russia capisce che non bisogna dare troppo spazio a questo terzetto indiavolato là davanti. Proprio Legoff che cerca di tornare sotto al terzetto norvegese, riaggancia, vuole riagganciare i tre là davanti e anche il Defa passa proprio Cologna. De Fabiani non ci sta, ha deciso e ha visto che cerca di Legzanin giusto davanti, sì, a De Fabiani. Lasciare troppo spazio non va bene. Qui si fa subito dunque avvio al fulmicotone, attrega lo skiathlon al maschile. Adesso c'è il passaggio al centro del gruppo per gli italiani con Nöckler, con Clara assieme. Clara, vediamo anche Salvadori più indietro, passa anche lui. Si va già forte Silvano in questa fase in tecnica classica, ricordo 4 giri da 3,750 con 2 bonus point nel classico e 2 nello skating. Per il primo passaggio 15 punti ogni bonus point, l'ultimo skiathlon a Rybinsk lo scorso anno, a gennaio, vinse Legzanin su Cologna allo sprint per 2 secondi e 7, terzo Heikkinen, quarto fu Voldensev, quinto Chernusov, Nöckler chiuse decimo assoluto. Domani c'è la staffetta per l'Italia, direi si va verso un quartetto possibile con De Fabiani, Nöckler, Clara Pellegrino. Sì, ti svelo una news che mi ha dato ieri sera a Mister Chenetti, si vuole schierare Pellegrino in prima. Ma guarda, in tempi non sospetti con Pellegrino, che creando 2 anni fa, lui mi diceva, io punto alla staffetta, io gli dissi, punti a formarti come finisher. Lui al tempo disse, penso che ho più possibilità in classico, è vero che c'è anche un Dicenta di mezzo con una buona polivalenza, sì. C'è anche Hofer, purtroppo anche lui in difficoltà. Pellegrino comunque ha dimostrato nella gara in classico, pursuit, altra storia comunque, ma insomma vedremo.
di saperci fare. Un Pellegrino che ci è piaciuto molto comunque in questo avvio di stagione. Qui intanto Legoff si porta sul terzetto norvegese Sundby di Rau Tønseth. Sundby non molla un passo, tiene alla perfezione, dunque sci buonissimi con Legoff, poi Ålund sta facendo bene, De Fabiani, Johansson, Krog, Dobler per la Germania. Germania che ha bisogno un po' come l'ossigeno di punti in Coppa del Mondo al maschile. Sì, sembra proprio un gruppo che si andrà a compattare, speriamo che il Defa riesca proprio ad agganciarsi a questo gruppetto. Eccolo lì, proprio De Fabiani, ci sono i tre norvegesi, poi Legoff, Vilegzanin e poi De Fabiani là dietro. Nortug 18 secondi, ma conta poco, conta poi il distacco al traguardo. L'ho visto, infatti l'ho visto defilato nella parte centrale del primo giro, adesso si passa alla prima tornata ai 3.750. Clara viaggia con Magnifica a 25 dalla testa, c'è Nuclear a 26 in quel gruppetto. Stadio. Tanti, siamo già in fila indiana, Silvano, si fa veramente sul serio. Sundby ha fatto già male, so, vediamo sul secondo giro se terrà giù il gas, ma io credo proprio di sì, perché ci sarà il bonus point nella fine del secondo giro. Passano anche gli italiani con Clara, con Nöckler, una piccola pausa, poi andiamo sul secondo giro in classico per lo skiathlon maschile di Coppa del Mondo a Lillehammer. E c'è anche, aspettavo un po' più su, però è solito il poliziotto Fiamme Oro di Moena di Visconti Brunico cominciare la stagione più tranquillo di altri. Adesso Sundby ha un po' rallentato e De Fabiani è nel gruppo di testa e dai che ci divertiamo. Era un po' che non capitava di divertirsi nello sci, a parte le sprint. Gruppo di testa che è di 7, uno dei quali è italiano. Una tuta che dovrebbe essere azzurra e continua ad essere chissà perché nera. E qui Dario Cologna che sembra accusare, non è ancora in grande condizione Cologna. Ma qui c'è anche Alex Harvey, il canadese. E c'è anche Nordhug con il 13. Con l'8 c'è Finn Hogan Krug, gente che aspetta. Sin qui dominata in Finlandia dallo squadrone norvegese, Norvegia protagonista, ma c'è anche una Russia brillante e nel gruppetto di testa composto da 7 elementi al momento c'è anche Francesco De Fabiani. Sì, non dico nulla Silvano perché qui davanti subito a fare forcing Sundby, ma all'inizio De Fabiani si era staccato un attimino, magari una partenza che forse nessuno pensava che potesse essere così veloce, invece Sundby subito dall'inizio ha aperto il gas, ma ecco qua il risultato. De Fabiani ha capito che era il momento di muoversi e si è portato sulle code dei norvegesi. All'inizio Sundby era davanti con Dirag e poi Vilegzanin, Legoff hanno deciso di riagganciarsi e portandosi dietro anche il nostro De Fabiani. Nel gruppo che avete visto poc'anzi inquadrato, Cologna, Nortug, Clara per l'Italia, noi Clara siamo al 4 e 6, Sundby, Legoff, Dirag, Tønseth, sono in grande condizione Dirag e Tønseth, De Fabiani, Vilegzani, Ålund sta facendo molto bene in questo avvio di stagione, questo ragazzo che fu già undicesimo a Rimisco lo scorso anno nello skiathlon con il 21, c'è Sergei Ustigov. Il ritardo è 17 secondi, passa anche la Germania con i suoi ragazzi Harvey. Anche Peter Nortug. Poltaranin. Italiani, eccoli lì in mezzo. Clara Nöckler, vediamo qualche passo, c'è parecchio traffico. Con il 49 c'è Gian Domenico Salvadori, al primo giro aveva 36 secondi. Diamogli tempo, ma come ho già detto nella telecronaca femminile, abbiamo bisogno di lui, è un ottimo pattinatore e ne abbiamo pochi in circolazione. Si inizia già a rifornirsi Silvano in questa seconda, in questa prima parte del secondo giro. Ovviamente la gara, essendo molto molto caldo, si consuma tanto e bisogna assolutamente tenersi ridratati con caldo integratori. Sì. La gara diventa lunga, una 30 km con una partenza così veloce potrebbe mettere veramente in difficoltà anche atleti preparati in maniera ottimale come
ragazzi in campo quest'oggi. La sensazione è anche una buona Germania, Germania sottotono nella tappa di Ucal maschile, la Germania con diversi ragazzi nel gruppo che tallona questo gruppo di testa composto da Sönnby, Legoff, Diago, Tönnes, De Fabiani, Vilgzani, Ålund. Intanto si alza De Fabiani in questa fase di discesa, vuol dire che l'attrezzo in discesa scorre bene. Adesso lascia Sönnby la testa al compagno di squadra di Raug. Per la Germania bene Doble, undicesimo, con Andreas Katz, compagno di colori, dodicesimo. E poi c'è anche Sebastian Eisenlauer, quindicesima piazza, tre tedeschi nei primi 15. Nortog a 22 secondi, Magnifica a 23, Röte a 24, Kog a 25, Skars siamo a Poltariani. La Russia che perde qualche passo, ma niente di più. Tengono benissimo gli attrezzi dei norvegesi. In difficoltà mi sembrano i finlandesi, che sono molto lontani, anche se mancano pedine importanti, ma ad esempio Sami Jauhjärvi è molto molto indietro in classico, il suo passo. Dunque paga 37 secondi. Finlandia in difficoltà. Viaggio ecco giusto davanti a Salvadori. Tanto De Fabiani inquadrato dalla regia norvegese con davanti Di Raug, poi Legoff, Sönnby e davanti a tirare in questo istante il gruppo Tönnset. È nato anche il fans club Gersonei, De Fabiani e compagnia bella nella valle, sulla destra della Valle d'Aosta, entrando in Valle d'Aosta, Gersonei terra di Mezzalama. Tra l'altro De Fabiani, tutto questo, ha greggiato al Mezzalama. Avevamo come inviato nella diretta streaming del trofeo Mezzalama Chicco Pellegrino, perché Valbusa ci ha dato forse l'ultimo minuto. Gli abbiamo detto: quando passa al Chicco, quando passa De Fabiani, mi raccomando, che fa in diretta streaming Pellegrino? Passa De Fabiani, pallottola di neve, tiro, bersaglio pieno. Valbusa avrebbe cannato anche lì. Già. Tanto concentriamoci sulla gara con il 13 lì dietro, senza cappello, Peter Northug. Davanti fila indiana, sempre i norvegesi a tirare. Anche tu con i cappelli non avevi un gran bel rapporto? No, specialmente quando c'era sto caldo. Correre anche con a le più tute, gradi. Ti ricordo a Lachlisa in Prague. Sì, avevo proprio tagliato la tuta modello body da skiroll. Quando faceva troppo caldo, sopra lo zero, non sopportavo le temperature così calde. Ma reagivi bene, infatti lì Valbusa andò a vincere nel 2004 alla Clisa. Tönnset, Sönnby, Legoff, Di Raug, De Fabiani, Ålund. Poi c'è un buco di 13 secondi per trovare Simen, Andres, Sven, Vilgzanin, Eisenlauer e Ustugov. La Germania c'è almeno in questo avvio di gara. Si passa anche Clara, una trentina di secondi di ritardo dalla testa, dunque sostanzialmente non perde troppo Clara. Clara che fu ottimo secondo a Kenmore nel 2012 in uno skiathlon battuto. Fu fatale per l'ultima salita, Magnifica se ne andò nell'ultimo tratto di gara e sfiorò la vittoria in Coppa del Mondo Clara, più volte protagonista nelle tappe multistage nell'ambito del Tour de Ski, non ultimo il Cermis. Comunque aggrappato i bastoni Legoff, come ho visto nella fase precedente anche Vilgzani, dunque Russia che ha fatto probabilmente una scelta un po' troppo azzardata. Sciolina che non tiene in maniera ottimale, vediamo proprio Vilgzani con il 12 sulla destra, ora che scalcia di brutto, e i russi hanno fatto veramente una scelta un po' troppo azzardata, poca tenuta in salita su un tracciato del genere, se non tieni non arrivi. Ancora parte di gara in stile classico, con il 19 c'è il passaggio per Alexei Poltaranin. La sua tecnica questa per Alexei. La tecnica anche di De Fabiani, ma ha saputo difendersi alla grande in tecnica libera anche a Rucca, il Defa staccando un secondo giro da paura nella 10 a skating, facendo meglio anche di Sönnby, dunque Sandar forte anche in tecnica libera. Se c'è un De Fabiani protagonista, anche discorso analogo per Hans Christian Ålund, classe 89, vincitore lo scorso anno della Scandinavian Cup, brillante nel finale di stagione lo scorso anno a Östersund, e in skating fu quarto e fu sesto a Oslo. Quindi Ålund che tiene in classico può essere temibile in skating. Quello che va detto, comunque, De Fabiani qua ci sta benissimo in mezzo a questi giganti. Ma è tranquillo, quelle piste dure, con tanta salita, piacciono molto a Francesco De Fabiani.
lui ama la salita, non ama tanto il passo spinta e scivolata spinta, dove bisogna avere tanta forza nelle braccia, e ha lavorato quest'anno tantissimo. Mi spiegava appunto che bonus point De Fabiani, mamma mia, questo è un ragazzo non intelligente di più, vuole assolutamente far vedere che c'è anche lui, cioè avere un senso del genere vuol dire che hai la, sei consapevole che hai qualcosa di, che hai qualcosa dentro, perché essere lì con Sundby, con Tönseth, con gente che ha vinto gare di Coppa del Mondo, hanno vinto coppe del mondo, e vuoi stare là davanti, è un carattere che non, naturalmente non puoi non apprezzare, perché con l'umiltà che ha sto ragazzo qua, e vederlo lì davanti, come sentite e non vedete, ma vedo io Balbusa quasi non perviene più dall'emozione che ha. Tu quando vedi De Fabiani il mondo è finito. Ma no, ma è così, essendo nato con gli sci ai piedi, quando vedo certi gesti. Va bene, intanto De Fabiani si porta a casa il bonus point con 15 punti. Adesso scorrerà anche la classifica tra un po'. Il bonus point, ecco, del 7-3. Tra poco andremo a Davos, il tuo destino non è poi così lontano. De Fabiani, tu al di là di come andrà quest'oggi, lo lasceresti un attimo rifiatare, oppure dici che quando uno ce n'ha e basta, si va? De Fabiani secondo me è un giovane, ha un recupero importante, riesce a recuperare bene le gare. Abbiamo visto che nel Tour de Ski conta anche ad essere molto veloci, molto potenti, perché le sprint ci sono, bisogna portarle a casa bene, ma ha saputo qualificarsi nella sprint a Rucca. Dunque, parlando con Canetti, fuori onda ci diceva e ti diceva il fondo è cambiato, ma come è cambiato il fondo rispetto a qualche anno fa? Sì, cambia, si sta rivoluzionando veramente tanto lo sci di fondo in questi ultimi anni. Ormai lo sciatore moderno, il fondista moderno deve essere potente e veloce. Il fondista di un tempo, cioè il sottoscritto, non avrebbe più senso. Sarebbe altro che Balbusa, lo salutiamo perché ci ascolta, sì, stracucinando. Che cucinava De Zolt quest'oggi, tu che lo conosci bene? Ma non si può dire, come dice lui, non si può dire. Comunque, sì, il fondo comunque si sta veramente trasformando. Bisogna avere tanta potenza nelle gambe. Intanto Sundby lì davanti, sulle code, chi? Francesco De Fabiani. De Zolt, che cerchiamo di riportare in cabina di commento durante la stagione, lo scorso anno fu eccezionale, lo salutiamo come sempre con tantissimo affetto, ricordiamo che proprio qui lui ti ha soffiato il posto, o meglio tu no lo meritava lui, non ho soffiato il posto a nessuno. Ma questo lui... è il tuo posto, quella seggiola lì. Quella lì, no, Maurilio andava come un treno e di conseguenza schierato, ha fatto un'Olimpiade qui all'Inname che resterà nella storia. Ma in casa che disse norvegese prima di quel lancio in staffetta, tu che hai vissuto quel momento lì? No, ma erano momenti magici, come lo sono stati a Torino, lo senti quando una squadra c'è, quando il clima è quello giusto. Già che nel derby di Torino spuntasti tu. Infatti, e di conseguenza ho preso il suo posto proprio nella staffetta di Torino, e come qui a Lillehammer, così è stata una rivincita sullo squadrone norvegese. In questo caso una medaglia d'oro, ma veramente qui a Lillehammer è stato l'apoteosi, perché vincere in casa dei norvegesi con tantissima gente è stato eccezionale. Abbiamo imparato tantissimo da questo pubblico che in corrente di questa giornata uggiosa è lì con la passione, con l'ammirazione, con tutto quello che è lo sci di fondo. Lì c'è Petter Northug, passa anche Dario Cologna, perde qualche passo anche Dario Cologna, infatti vederlo qui dietro Dario Cologna, c'è qualcosa che non funziona bene. Si è tirato Pell in casa svizzera, si ferma anche qualcuno. Sundby davanti, De Fabiani in seconda posizione, e poi chiude questo gruppetto dei sette, i sei leg-off. Vediamo il distacco del gruppo di Wille Zanin, che è atleta temibilissimo, non a caso campione del mondo in carica nello skiathlon. Sì, bisognerà proprio tenere in considerazione il ritardo del gruppo qui dietro, saranno sono 30 tanti. Secondi, quasi. Sono 25, sono 27 secondi di ritardo, dunque è già un ritardo importante. E Petter Northug va oltre i 30. Wille Zanin a 32 assieme a Northug, passa l'Arthoff, passa Cologna. Passa Clara, bene. In tecnica classica Clara, perché paga solo 38 secondi, dunque non male, ma quarantina di secondi appunto per Clara, non male. Indietro Röte a 42 dalla testa. Si passa anche gli altri due italiani. Con il passaggio adesso sulla 45esima piazza per gli italiani.
con Nöckler e con Salvadori. Dunque, oltre a De Fabiani, qui davanti con il gruppo dei sei migliori, dietro sta facendo una buona gara Roland Clara in tecnica classica, sta tenendo probabilmente sci buonissimi per lui, sta tenendo nella tecnica non sua. Sappiamo che quando ci sarà il cambio sci, tecnica libera, lui predilige molto la tecnica libera. Questo è il gruppo dei sei. Sunweb, De Fabiani, di Raug, Tönseth, Holland, Legoff, poi c'è un buco di 21 secondi. La Russia che tira dietro con Volzensev, con Ustigov, si allenano assieme. Non c'è Belov quest'oggi in casa Russia, nona piazza per Dobler. Poi c'è il giovane norvegese Simen Anders Sveen, decima piazza, a 29 dalla testa. Ecco, questi sono i tratti che De Fabiani, vedete, proprio il tratto in scivolata spinta, passo spinta, che patisce di più. Per fortuna su questo tracciato ce ne sono veramente pochi, c'è il passaggio allo stadio e pochi altri passaggi. Lui predilige. È una questione di che tipo, ecco, come mai bisogna, De Fabiani... Bisogna essere potenti, bisogna avere una struttura molto importante, oppure essere come Sundby. Sundby non è altissimo, è compatto, un fisico non longilineo, e di conseguenza lui è anche abbastanza forte, un rapporto peso-potenza importante, mentre De Fabiani, molto più longilineo di Sundby, predilige appunto il passo. De Fabiani sull'1,80, 1,82. Infatti Sundby invece sull'1,72, 1,73. La statura perfetta che deve avere un atleta, cioè come la mia. Scherzo. Vabbè, andiamo avanti. Con il 4 c'è Diraug, attenzione a Diraug che sta andando forte in classico, lui che è anche un ottimo pattinatore. Tönseth è più forte in classico rispetto allo skating. Holund potrebbe essere un cliente da tenere d'occhio nel finale, è un ottimo pattinatore, ma siamo ancora comunque nelle fasi d'avvio quasi centrali di questo skiathlon. Tra poco avremo il passaggio al 9-7, quindi ci avviciniamo al terzo di gara. E siamo di fatto due terzi della parte di gara in stile classico, ovviamente una super Yuauga demolito tutte le altre, letteralmente distacchi intorno al minuto e mezzo su Beng seconda, Kalla terza, male l'italiana oltre la 30ª piazza con la De Martin prima delle nostre. Questa è la salita più dura, è la salita più tosta di questo anello di 3,750, una pista tosta, durissima, e qui Sundby cerca di prendere ossigeno in questa fase di salita. De Fabiani. Assolutamente sì. Qui è importantissimo, ricordo, proprio reidratarsi, bere. Adesso prende qualche metro Sundby in questo Lego tratto fa una di salita. Micidiale, ma non molla. Non molla, però quando vedi un atleta aggrapparsi, vedi come sono, si aggrappa proprio ai bastoni, fa fatica, deve far tenere gli sci, e quando fai lavorare in percentuale di più una parte, poi rimani al gancio. È quello che sta facendo adesso Lesko. Siamo al terzo di gara, una pausa, c'è De Fabiani per l'Italia nel gruppo dei sei di testa. Di questo gruppo, pur se un po' frastagliato, qui Martin Johansson, facendo una buona gara, ecco, Polonia alla parte dietro, Jørgensen, il fratello di Seidi, che ha fatto abbastanza bene, tanto a Kusa Morucca che nella gara precedente. Clara è 27esimo. Una buona base di partenza, un buon trampolino di lancio per lui che in tecnica libera potrà anche dare libero sfogo. È tornato vicino alle code degli sci di chi lo precede, Francesco De Fabiani, Martin Jonsson Sundby, che è partito decisamente alla grande. Sundby nella stagione in corso, ma anche De Fabiani. E quindi Clara è 27esima a 50 secondi, 48esima e 49esima sono a 1 minuto e 7. Dietmar Nöckler e Gian Domenico Salvadori. Finn Hagen Krug è in Finlandia nella prima tappa di Coppa del Mondo, paga un dazio importante anche Harvey, distacco di 54 secondi da questo gruppo adesso composto da 5 elementi, 4 norvegesi e una tuta blu scura dell'Italia con Francesco De Fabiani. Ottimo il materiale per Francesco De Fabiani, e lì davanti bisogna assolutamente dare anche e fare un plauso agli skimen che lavorano, soprattutto in questa gara, una gara
molto difficile anche per chi lavora dietro le quinte. Sono due gli attrezzi da preparare, bisogna veramente metterci il cuore. In più in condizioni così estreme, con un tempo, intanto molla Lechkov, non lo vediamo più, in condizioni così limite, temperature sopra lo zero, intanto 100 metri al bonus point e lì davanti ancora vuole andare a prenderselo De Fabiani. Clara del gruppo intorno alla 25esima piazza, più indietro abbiamo, viaggiano assieme Nöckler e Salvadori, tratto in salita, c'è l'Italia assieme alla Norvegia, 1 contro 4, rispetto per tutti, però di nessuno, per Francesco De Fabiani. Vuole portarsi a casa anche questi ulteriori 15 punti De Fabiani, e se li porta a casa. Guardate la fatica che fa Ligov, va letteralmente su con le spalle, con le braccia. Sono 9 secondi di ritardo, là dietro sembra che qualcosa si stia svegliando con il 41, ma non è, lo pensavo Peter Northug, ma non è Northug. È Iversen, ragazzo di 24 anni, sulle code gli sci di Sergei Ustipov, per Russia con problemi di tenuta. Passa anche Volzensev, passa Doblek, bene il tedesco a 31 dalla testa. Ecco, questo è il tratto dove De Fabiani passa, fa fatica. A 33 secondi a te. Questo è il tratto dove appunto il nostro De Fabiani fa più fatica, è il tratto di passo spinta, scivolata spinta, poca potenza nelle braccia per lui, ma tanto cuore, veramente tantissimo cuore. In salita quest'oggi veramente sta dimostrando di averne tantissimo, deve portare fuori lo stadio in questo ultimo passaggio in tecnica classica, poi si cambierà ancora un giro. In difficoltà il campione del mondo dello skiathlon, il campione olimpico Vilegzani nel Cologna, 41 secondi di ritardo il primo, 43-4 Cologna. Dunque ritardo importante per Cologna dopo. Passa 11 Clara, chilometri. 52 dalla testa, assieme a Poltajanin. Clara bene, non male in tecnica classica, Roland Clara. Passa anche Yao Jervi a 1.01, ottimo alternista. Passa Salvadori, 50esimo, 1.13. Viaggia assieme a Nöckler, direi un buon debutto per Salvadori. Non chiediamoli il cielo, no, nemmeno le stelle. Prendiamoci questo buon debutto e poi lo valuteremo nella seconda parte di gara, quella lui più congeniale, lo skating. Infatti sta parando il colpo in tecnica classica. Inizio a sentirmi vecchio perché Salvadori l'ho commentato ragazzo sulle piste in giro per l'Italia. Il tempo passa. Passa anche per te. Beh, indubbiamente. Quest'anno torneremo gli italiani ragazzi assieme agli amici di Frassinoro Pian della Gotti, dove è arrivata la neve, così come all'Ama Mocogno, all'Apennino Emiliano, che si accinge a ospitare gli italiani ragazzi a marzo. Saremo da quelle parti con Balbusa che lì farà che la prepista. Sì, dai, farò una sciata per vedere se la neve è neve. Si sta ancora in piedi più che. Intanto davanti con il 4 di Raug, poi Sundby, non per prima, pensavo che da quelle parti, terra di Lambrusco, Tortellini e di ballo liscio, Balbusa più che gli italiani di sci di fondo andasse in qualche balera nella piana modenese. E intanto molla con il 6, concentra sulla gara Silvano, Tönset fa fatica, Tönset intanto ritorna sotto, attenzione perché Ustigov sta tornando sotto. Ha dimostrato Ustigov di avere un'ottima condizione anche nelle gare fisse che hanno preceduto l'avvio della stagione di Coppa del Mondo. Ustigov si è imposto a Jelivari in una 15 skating su Harvey, su Belov, e Jelivari ha dominato anche una sprint. Sì, attenzione perché qui si resta in 4, anche Tönset molla, ha mollato un russo ma sembra tornarne un altro, con Lechkov non supportato da un gran materiale. Sta per essere assorbito da Ustigov, il compagno di squadra, ma lì davanti sono ancora in 4 di Raug, Sundby. Con il 41 prosegue la bella prova anche in questo frangente per Emil Iversen. Pochi risultati per lui di prestigio in Coppa del Mondo, ma quest'oggi sta facendo decisamente una gran bella gara. Con il 15 c'è anche Magnifica, il migliore della sua Francia. Vediamo Peter Northug aprire in questa fase di salita, non bene, questo vuol dire, è un sintomo, è un chiaro avviso che gli sci non sono ottimali in salita. Lontanissimo a più di 2 minuti Krog dalla testa, Krog che si difese come molto bene battendo allo sprint, meritando la terza piazza, battendo De Fabiani a Cusamo. Intanto ancora davanti di Raug, Sundby, De Fabiani, Holund, e qui molla con il 6.
Thunstedt, ma arriva, è arrivato il russo Ustigov che passa Legov. Anche Magnifica in difficoltà, spinge sui bastoni con i 13, c'è anche il passaggio per Peter Northug. Tiene Cologna più lontano in fondo a quella curva. Anche se scalcia di brutto il norvegese, Cologna fa fatica, fa tanta fatica. Ma sembra che gli sci non siano proprio così male, tiene abbastanza bene, probabilmente o tiene troppo in discesa, non vanno, o proprio la condizione non è ottimale quest'oggi per Dario Cologna. Là c'è Clara che passa assieme a lui, c'è Harvey, anche Harvey in difficoltà con non il nuovo Cerriot, è lontano anche lui. Non male la gara di Clara in un minuto. Tecnica classica, non la sua tecnica. Le stringe i denti in questo frangente, poi si passerà al passo a lui più congeniale tecnici per i rifornimenti eventuali. C'è Costantin per l'Italia a bordo pista. Intanto si è ritirato Finnegan Krog, l'aveva annunciato lontano. Salvadori a 1.25. E qui c'è stato così una svirgolata fuori dal binario che può portare anche, possono portare cadute, ma ancora tutti in piedi. Sundby con Di Raug, De Fabiani e Holund. Tra poco si andrà verso lo stadio per il passaggio dal classico allo skating. In classico De Fabiani c'è, in skating ha dimostrato di essere competitivo nella gara individuale. Assolutamente sì. Di Cusum. Assolutamente sì, Silvano. Cambia tanto comunque, mi confermi, sì, dalla gara individuale a quella in cui gareggi con gli altri assieme. Sì. Anche se non è che voglio magari portare le mani avanti, però correre uno skiathlon è differente che correre due gare differenti, perché naturalmente sì, De Fabiani ha dimostrato di andare forte in, anche in tecnica libera, ma non è la stessa gara. Alza gli occhiali, sta facendo un garone con il set Hans Christer Holund. Hanno pigiato il piede sull'acceleratore adesso i norvegesi con Di Raug, Sundby con Holund, De Fabiani è lì. L'ultima parte di questa frazione in tecnica classica sembra adesso qualche metro. Sì, perdere qualche metro adesso De Fabiani in questo tratto in salita, è la salita l'ultima, salita tosta, la più dura, deve cercare di stringere i denti De Fabiani. Nello skiathlon l'Italia è salita sul podio per l'ultima volta a memoria con Clara a Kenmore nel 2012. Clara è stato un po' negli ultimi anni l'uomo dell'Italia nello skiathlon, spesse volte è stato, diciamo così, fregato in volata, soprattutto negli appuntamenti importanti, vicino alla zona medaglie ma senza medaglie al collo, ricordo settimo a Oslo. Vediamo l'azione dei quattro qua davanti con Sundby davanti a guidare questo drappello di quattro atleti. Ancora buona l'azione di De Fabiani, anche se ha perso qualche metro dalla testa, qualche metro perso, ma parliamo di 3-4 metri, dunque siamo lì, siamo ancora abbastanza vicini. C'è un po' da solo adesso l'alpino Valdostano. Attaccato, si attacca Silvano. 6 secondi. Vediamo là dietro chi arriva, arriva con il 21 Sergei Ustigov, che ha fatto bene in classico. Il skating potrebbe tornare sotto con il 41 garone per Emil Iversen. Più lontano con il petrolio numero 6 c'è Didrik Thunstedt. Si molla ma non più di tanto, Thunstedt che sulle code si porta sempre il russo Legov. Vilezzani invece è più indietro. Vilezzani aveva dei problemi grossi con gli sci, scalciava di brutto. C'è Magnifica qui con il 30, passa Volzensef, passa con il petrolio 13 anche Peter Northug. Cologna più indietro. Ecco Kasunbi, Di Raug, Holund. Cologna 54 secondi di ritardo dalla testa, Vilezzani a 58. Deve tenere il Defa, perché fare un cambio e restare lì con i tre norvegesi sarebbe importante, partire in tecnica libera attaccati ai tre norvegesi. Clara passa a 1.10, 34esimo. Passa anche Yao Jervi, male in classico, 1.20, quasi. Fase finale di questa parte in classico di questo skiathlon a Lillehammer.
qui di Raug, scusate, Tønseth. Da poco si passa allo skating per altri 15 km tosti. Vediamo quanto ha perso De Fabiani in questa ultima, questa parte tremenda. Ha patito quest'ultima salita De Fabiani, vediamo se riuscirà a agganciare i tre di testa. Ecco, che cosa deve fare secondo te in questo momento De Fabiani? Ma ha perso qualche metro, dovrebbe tenere duro per rimanere lì attaccato, sarebbe importantissimo rimanere attaccato ai tre, ma veramente è facile a dirsi, ma quando i ritmi sono elevati non è facile. Nöckler prende 1 minuto e 45 in flessione in questa parte finale della parte di gara dello skiathlon in stile classico. Vediamo i secondi, il distacco di Fabiani, davanti ancora a Sundby. Salvadori è 50esimo, 1.38, quindi davanti a Nöckler. Eccolo là in fondo, il Defa. Il passo qualche metro. Treno norvegese ha guadagnato una decina di secondi su Francesco De Fabiani. Rimane comunque una bellissima prova la sua. Nulla qua al momento contro questo squadrone ben assortito con Sundby. Tutto detto, quello che ha vinto l'ultima edizione della Coppa del Mondo, il Tour de Ski, quello che ha vinto il Nordic Opening. Con lui c'è un Di Raug che ha dimostrato una condizione eccezionale una settimana or sono. È un ottimo pattinatore. E poi discorso analogo per Holund, che è il meno alpinista dei tre, ma evidentemente la condizione sopperisce anche ai limiti, tra virgolette, di Holland in classico. Questa è la fase delicata proprio del cambio sci, bisogna arrivare nel box restando calmi, cercando di non fare troppo, farsi prendere dalla fuga del cambio sci. Non è facile perché dopo 15 km sembra un gioco da ragazzi sganciare lo sci e mettere sopra le scarpe, ma non è così, non è così facile, te lo posso garantire, perché quando si fanno 15 km a tutta, poi diventa difficoltoso anche infilare un solo bastoncino. Stadio con Sundby, Di Raug, Holund, metà gara dello skiathlon maschile, tra le donne dominio per Tresio August su Weng, Contezza, Calla, De Fabiani lì a 10 secondi quando siamo al cambio di materiale. Il commento di Fulvio Balbusa. Bah, che dire, 10 secondi da un Sundby che non ha mai mollato, sempre in spinta dal primo all'ultimo chilometro. Sì, qualche cambio l'ha ricevuto da Di Raug, ma assolutamente gara perfetta fino qui per De Fabiani. Adesso deve essere sveglio, tranquillo nel cambiare gli sci e partire in tecnica libera e magari cercare di agganciare subito. Parte il Defa in tecnica libera, accusato, si guarda indietro. Sono 11 secondi in uscita. Dunque perde un secondo dall'entrata all'uscita del cambio sci Francesco De Fabiani. Molto bene Emil Iversen, lo scorso anno già protagonista proprio su queste nevi, questo ragazzo norvegese fu sesto nella sprint qui lo scorso anno a Lillehammer e poi una sesta piazza nella parte centrale della stagione a Rybinsk. Adesso meglio che lì davanti Nordtug cambia a 40 secondi. Anche Clara. Che Clara arriva a 1.17, buona è la gara di Roland Clara, Silvano. Non ha perso tantissimo. Parte anche Dario Colonia ora, dopo aver cambiato gli sci. Penso che sarà ben contento di cambiarli. Adesso vediamo subito cosa ci dirà questo cambio sci. A 11.8 è uscito De Fabiani dalla testa, da Sundby. Quello qua proprio la fase dello slow di Sundby nel cambio sci, è stato molto veloce il norvegese. Clara è lungo il tracciato assieme a De Fabiani, cambiano anche gli altri italiani. La fase del cambio sci è davanti, ancora Sundby con Di Raug e Holund. Là dietro non si vede De Fabiani, magari cercherà un'alleanza con chi arrivava da dietro, con un Ustigov che sembrava
anzi era in assoluto recupero in classico. Ustikov potrebbe essere un alleato prezioso. Si ritrova con una pedina importante in tecnica libera che potrebbe dare una mano all'azzurro per provare, dico provare, un aggancio, anche se vedo un po' improbabile perché qua davanti i ragazzi Swinby fa questo paura. È un terzetto delle meraviglie. Italia comunque si tiene la quarta piazza parziale con un brillante dei Fabiani, lo vedremo adesso in skating al cambio, 10 secondi di ritardo in metà gara rispetto ai norvegesi, poi per l'Italia Clara 1.17 di ritardo, non male direi al passaggio, al debutto in Coppa del Mondo, Salvatore 1.52, un po' più indietro Neukler 2.03. Attenzione perché Swinby è partito subito fortissimo, ha staccato, ha già dato 3 secondi di Raug e 4 Dolund, e qui De Fabiani agganciato al numero 41 Iversen, che da sprinter pur si sta dimostrando un osso duro anche in una gara a distance. Vediamo Sergei Ustigov 7 secondi dietro De Fabiani. Sergei Ustigov ha patito un po' il cambio, ma adesso comunque davanti stanno andando a 1000, sta andando forte. Swinby ha aperto il gas e qui dietro vediamo il gruppo, il gruppone. C'è Magnifica, c'è Legoff, poi con il 6 c'è Turnset, passa Johansson, passa per Nortug con il 13, Colonia, lo vedete adesso, azione non brillantissima la sua, siamo pesante, oltre il minuto. Pesante l'azione di Dario Colonia, ha fatto fatica in tecnica classica e fa fatica anche in tecnica libera, un po' macchinosa, non fluida l'azione di Dario Colonia. Intanto qui Swinby se ne va, Swinby sembra proprio averne di più. Qualche metro di vantaggio in questo tratto in discesa per Swinby, vincitore dell'ultima edizione della Coppa del Mondo, 10 volte vinto in Coppa del Mondo, protagonista al Tour de Ski con le vittorie nell'ultima edizione. Tour de Ski che partirà dalla Svizzera, Lanzarote, il primo di gennaio. Mi raccomando Valbuosa, Nanna presto il 31. E qui si dovrà valutare, i due qui inquadrati dovranno valutare se cercare di riagganciare Swinby da davanti, ma con un Swinby così non so se... Sicuramente è compatta la sua azione, no, non c'è movimento superfluo. Sia in classico che a skating è sempre compostissimo, sfrutta al millimetro quello che sono le caratteristiche del tracciato. Purtroppo alza bandiera bianca Neukler in casa Italia. Neukler faceva fatica in classico, nella sua tecnica se fa fatica lì assolutamente. È un distacco pesante il suo al passaggio, 2 minuti e 8. Tanto chi non fa fatica è proprio l'azione, guardate l'azione composta di Swinby, non molla un passo, sfrutta la perfezione, guardate il cambio proprio di tecnica da una pendenza, la caratteristica del tracciato, cambia da passo doppio a passo ogni spasso, una spinta a passo da salita. Veramente un atleta che sembra essere, avere un computer. Ecco, queste gocce di pioggia possono cambiare qualcosa, poi dice ormai con materiali più o meno siamo tutti sulla stessa barca. Ah, diciamo più o meno, adesso la gara è partita, ormai il materiale che avevi nel box è quello, l'hai infilato sotto i piedi e ormai sono tutti nella stessa situazione, nella condizione assolutamente uguale. Ci preparati un'ora prima. Ricordo gli abbandoni di Krog per la Norvegia, per la Svizzera, Neukler per l'Italia. Swinby intanto vediamo il suo margine, aveva 2 secondi e 9 su Di Raug e su Holund, ne ha guadagnato una vicino quasi. Eh sì, Swinby già andato, sono oltre i 10. 13 secondi su Holund, 13.6 su Di Raug. E qui con ancora Iversen. Con incollato Franco bollato da De Fabiani, arriva con il 21 anche Ustigov, là dietro c'è Magnifica in palla in skating. Eh sì, Magnifica si sa fare a skating, e qui Iversen con incollato sulle code proprio Francesco De Fabiani a 35 secondi, perde ancora dalla testa ma non una perde. Decina rispetto a Swinby. Sì, ma sostanzialmente tiene il distacco da il seconda, la seconda, la terza posizione. Ma vediamo Magnifica, Magnifica è quello che tutto sommato è più vicino ai tempi parziali di Swinby, aveva 46 secondi, adesso ne prende 53. Nortug assieme a lui, Bolzensef, Martin Johansson prosegue nella sua bella stagione, in una stagione sin qui con la Svezia con defezioni, ritiri e pochi risultati in ambito maschile.
Dunque uomo più veloce in pista Sundby, ancora una volta guadagna 10 secondi praticamente su tutti. Lego fa 1:04, dietro di lui Tönseth, Döbler, Notz, c'è un rialzare la testa della Germania al maschile, Harvey a 1:20, dietro di lui c'è il giovane emergente Magne Haga, Sven, Rüthi a 1:21, Cologna a 1:22. Fatica Dario Cologna, ma abbiamo visto anche in tecnica classica, forse supportato non a gran materiale in tecnica classica, ma non sta girando benissimo. Clara 1:39, aveva 1:27 al cambio. Lo vedremo nel prossimo giro. Ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo per le fasi finali dello skiathlon maschile di Coppa del Mondo. Dice di fondo da Lillehammer. Trentesimo posto di Sergei Turishev è a 1:32. Gian Domenico Salvadori è 50esimo, 2:13. A tiro un Andrew Musgrave non particolarmente in condizione oggi. È vero che Musgrave preferisce distanze più corte e anche tecnica libera che è appena cominciata per lui. Bellissimo, elegante, fluido. Pronto pure in un tratto di salita dove questo non si presta a sfruttare la lunghezza dello sci, scorrevolezza dell'attrezzo. E sembra essere 1:23:04 perché Sundby, poi Hulund, Dierhoek. Sì, al passaggio in zona stadio, un vantaggio intorno ai 23-24 secondi su Hulund e Diaug, Iversen a 42, De Fabiani a 43, siamo al 17:50. Manca ancora tanto Silvano all'arrivo. Tre giri in skating. Assolutamente sì, comunque ha già un buon vantaggio sui diretti inseguitori, i compagni di squadra Diaug e Hulund. Hulund che punta diritto al primo podio in Coppa del Mondo. De Fabiani a 43, deve guardarsi le spalle da Ustiugov, sta tornando forte Magnifica, che viaggia insieme a Peter Northug, tiene Bolzensef, bene anche Glersen, ottimo pattinatore, vinse a Davos in skating lo scorso anno una vista su una 15. Iversen con il 41 dovrebbe avere dietro proprio Francesco De Fabiani, da dietro Ustiugov, poi arriva Magnifica, dunque attenzione perché Magnifica potrebbe tornare sotto. Cologna passa 22esimo a 1:34, gara sottotono per il fenomeno svizzero della Val Mustai. Viaggia assieme ai giovani norvegesi Elgestad e Rundgren, poi c'è Babico, Kershaw a 1:39. Purtroppo Clare lontano è 30esimo a 1:44, al cambio tra classico e skating è partito con 1:27 di ritardo. Ha fatto bene in classico ma sta patendo nella sua tecnica Roland Clara, probabilmente ho dato troppo nella tecnica meno congeniale a lui e adesso sta un po' patendo il cambio sci. Quello che non sta patendo è Sundby, qui guardate proprio come l'azione sempre precisa del norvegese non lasci niente al caso. Ovviamente quest'oggi si gareggia anche in Coppa Italia con il trofeo Sportful, con il trofeo Dante Canclini, Giuseppe Sosio in Alta Valtellina. Oggi le gare in stile classico, junior e senior, domani pursuit, vediamo poi conto dei risultati nelle telecronache delle staffette di domani. Domani per lo sci di fondo appuntamento alle 10, per la staffetta femminile alle 11:45 la staffetta al maschile. Prossimo weekend a Davos, poi Dobbiaco. Sundby in solitaria, De Fabiani sempre agganciato al bravo norvegese Emil Iversen. Le fa sempre agganciato ad Iversen, dunque tiene bene in tecnica libera. De Fabiani sembra averne un di più, ma va bene così, perché se si dovessero rientrare i seguitori dietro, vedo bene un Magnifica che sta correndo bene dietro. Assieme a lui a Peter Northug. Assolutamente. E qui davanti, imprendibile, dal mio punto di vista, ancora quest'oggi Sundby, azione che non, assolutamente non accenna a diminuire, guardate come è sempre precisa, si guarda indietro, fa rifornimento con calma, sa che la gara è lunga e bisogna assolutamente buttare giù qualcosa. Ricordo Sundby,
è stato argento a Fiemme nello skiathlon, bronzo olimpico a Sochi, quinto a Oslo. Non prese parte al mondiale di Falun per buona parte delle gare per un problema fisico, per una lunga influenza. Intanto il vantaggio aumenta, 31 secondi su Ulund e su Diaug, ne prendono 8 in pochi chilometri. Avevano un vantaggio di 20 secondi Ulund e Diaug su Iversen e su De Fabiani, con dietro minacciosi Ostigov, Magnifica e soprattutto Peter Northug. Arriva la coppia norvegese italiana con Iversen e un terzetto là dietro con Ustigov, Magnifica e Northug. Ustigov, Magnifica e Northug, va bene averne ancora, perché se arrivano questi tre, questi tre sono tre clienti bruttissimi da portarsi. Guardate proprio come la smorfia classica di Peter Northug, ma sempre, mai non bisogna portarselo al traguardo, perché avete visto, ha sbagliato perfino il rifornimento, incredibile, sembra cotto sempre, come ma come delle volte non lo è, non lo è, barcolla, ma poi sa tirare fuori sempre qualcosa dal cilindro. Peter Northug, c'è una buona Russia con, non dico le seconde linee, ma con i due capitani Legov e Verizzani in difficoltà. Bene stanno facendo Ustigov, che lotta per un posto tra i primi 5-6, forse anche meglio. Volzensev ottimo nono, lui che è più che altro un alternista, e poi Legov è tredicesimo. Guardate, tiene la spinta, bene la Germania, la spinta di Sundby, gambe e braccia pimpante, in spinta veramente fluida il norvegese. Comunque, tornando al discorso russo, sì, un Legov e Vilegzanin con grandi, grandi problemi in tecnica classica, scalciavano di brutto, e quando fai 15 km con il materiale in quelle condizioni poi paghi, sì, paghi assolutamente, arrivi al cambio sci che sei cotto. Chi non è cotto è qui, eccolo qui. Vilegzanin passa adesso a 2.23 dalla testa, con luce Yaho Yeg, dovrebbe essere prossimo al passaggio all'intertempo anche Gian Domenico Salvadori. Qui si rischia di andare sul minuto come Johaug, parla Johaug della situazione, Sundby magari poi controllerà arrivando all'ultimo giro, ma per il momento non vuole controllare, non si gira, tiene giù il gas, Sundby a tutta. La Juago ha dominato la prova al femminile, di fatto facendo il brutto ed il cattivo tempo, alla fine un minuto e mezzo infilato tutte le altre, quindi sta che sono più contenuti, ma va anche detto che mancano ancora 9 km al traguardo. Salvadori intanto passa, ritardo 3.03 quando siamo per lui al passaggio al 19.06. Sundby, passaggio del 21esimo chilometro, ad inseguire ancora Diaug e Ulund, i due compagni di squadra. Ulund per il primo podio in Coppa del Mondo, ragazzo che ha dominato la Scandinavian Cup lo scorso anno, ha fatto molto bene nei test, nelle gare fisse di avvio di stagione, gareggiando con ottimi riscontri e guadagnandosi il posto in squadra, oltre già alla vittoria nella Scandinavian Cup che gli dava diritto alla Coppa del Mondo, con la terza piazza in classico a Beitostolen dietro Rute e dietro Löfström, e poi si è messo dietro anche di Villare Northug, battuto solo da Sundby in skating nelle gare fisse di Beitostolen. Quindi ottimo avvio di stagione convincente Hans Christian Ulund. Attenzione, perché Magnifica ha passato De Fabiani, si è agganciato sulle code di Iversen, fa fatica adesso Francesco De Fabiani, è lì con Peter Northug e Ustigov. Magnifica ha sofferto in classico, ma in skating c'è e come. Eccolo qua, Magnifica, il passo doppio in salita, un passo, una spinta buona, l'azione di Magnifica. De Fabiani dietro Northug, davanti a Volzensev, se ho visto bene, così è. Fa fatica De Fabiani, ma deve cercare di tenere Peter Northug, anche se... Ustigo, pardon, Volzensev arriva adesso. Sì. Si sta che comunque si stanno dilatando. C'è il passaggio di Volzensev a 1.24. Poi Glersen, Rüthe. Glersen molto ben iscritto, non è una novità. Ci potrebbe stare anche un rincompattamento di quelle che sono le retrovie. Anche Legov che passa ora. Qui c'è Harvey che ha fatto gran fatica, anche per lui problemi, credo, di materiale in classico. Il
Primi tiri, Neukler, Taylor, Krog, doppiati, Borzov, il kazako e poi il coreano Jung-ho, Kwang. La Norvegia dominante. Solitario. Davanti. Punti di Coppa del Mondo in saccoccia, in cascina, in finire. Fate voi per qualche istante per Sundby. Come se ne avesse bisogno. Sundby sta dominando anche quest'oggi, come dominato nell'apertura di Rucca. Ricordo dopo l'epilogo dello sci di fondo, spazio al biathlon. Dario Pupo da Östersund per il biathlon, gara sprint maschile, poi le 15.30 da Östersund la sprint femminile. Quasi un'ora di gara, Sundby davanti a tutti quando siamo a 8 km scarsi dal traguardo. Condizione strepitosa di Sundby, che ha mollato tutti davanti. Tecnica classica in gruppo, così possiamo dire, poi mollato la compagnia all'inizio del, quando è stato, hanno cambiato gli sci al 15° e ha lasciato lì tutti. Se n'è andato subito le prime battute sulla prima salita, e eccolo qua da solo, ormai con, non sarà un minuto ma poco mancherà il vantaggio di Sundby. Saranno 45 secondi, infatti eccoli qua, 42 secondi, 43 per gli immediati inseguitori. Norvegia che ha dominato praticamente tutte le gare individuali svoltesi in Coppa del Mondo a Lillehammer, l'ultima vittoria non norvegese individuale dell'anno 2000 con Iso Metsä in una 10 più 10 su Müller e su Botvino. Per il resto, nell'ultima edizione delle tappe di Coppa del Mondo a Lillehammer, sempre la Norvegia, nel 13-14, stagione 2013-2014, Goldberg, una 15 classica. E poi, lo scorso anno nel Nordic Opening, Goldberg, protagonista nella sprint in skating, Sundby nella 10 skating, Tønseth miglior crono nella 15 in classico, e manco a dirlo, Sundby dominatore del Nordic Opening lo scorso anno a Lillehammer. Quello che fa specie vedere i due seguitori che sembrano tutt'altro che fermi, ma là davanti ancora guadagna un Sundby scatenato, e qui dietro Magnifica con Peter Northug. E un Magnifica che in skating ha fatto veramente molto molto bene. De Fabiani viaggia adesso un po' in solitaria, ha patito un attimino De Fabiani lo sforzo iniziale. Magnifica con Northug e con Emil Iversen, già sesto in Coppa del Mondo lo scorso anno qui a Lillehammer nella tappa del Nordic Opening. Ritardo Northug 1.09, il gruppo Magnifica, Northug, Iversen, Ustigov a 1.23, settima piazza De Fabiani a 1.28, ripreso da Röthe e ripreso da Glörsen. Dunque De Fabiani assieme a Röthe e Glörsen, due ottimi pattinatori. Assolutamente, sì. Rimanere la sarà dura, però deve provarci per tenere la top 10 quest'oggi in questo skiathlon. È stato anche intelligente comunque prendersi punti che alla fine sono importanti per la Coppa del Mondo ai passaggi dei bonus point. Ci ha provato, se non altro. Non varia di una virgola quella che è l'azione di Sundby, compostissimo, cambio di ritmo nella parte di salita. In spinta anche i due inseguitori, ma le stanno beccando. Passa alla Clara grande a 2.06 dalla testa in zona punti, c'è anche il finanziere di Riscone di Brunico. Posizione numero 25 per Clara, viaggia con Babikov e con Cologna dietro a 2.13. Tanto Magnifica con Peter Northug. Staccano di qualche metro Iversen, che vogliono tornare sotto la seconda e terza piazza possibile, che dice Bubo Valbusa. Sono un po' tanti, però là davanti il appunto e sono 25 secondi di fatto, ma non sono messi male, stanno sciando ancora bene i qui inquadrati, ma Holland, con Northug dietro sì, meglio non stare tranquilli. Nell'ultimo chilometro ti può tirare giù 15 secondi, dunque quando hai dietro un Northug a 15-20 secondi non è mai positivo, dunque attenzione. Magnifica con Peter Northug, Remi in barca un po' per il petrolio 41 Emil Iversen. C'è una locomotiva di lusso adesso Peter Northug, che potrebbe portarlo veramente avanti.
Vediamo la gara quella di Magnifica nella seconda parte di gara in skating. Buona sempre l'azione di Holund e di Raug. 50 secondi dalla testa, qui arriva Magnifica con Northug, ma non molla neanche Iversen, è lì sempre un po' ciondolante, a qualche secondo, ma butta giù il testone, ma tiene sostanzialmente il distacco dai due, fa fatica, guarda con Magnifica e Northug sono a 22 secondi da Holund e di Raug, quindi guadagnano con una certa regolarità 2-3 secondi da intertempo a intertempo, ma passano anche i chilometri. Comunque Sundby magari poi si rialza un po' nel finale, ma arrivare a 23 km di gara con 50 secondi su gente come di Raug, 1 minuto e 15 su Northug, avere Cologna oltre il minuto e mezzo. Un'azione veramente regolare, troppo dei Fabiani in difficoltà, 1 minuto e 51, scende alla 18ª piazza. Fa fatica il Defa, adesso ha pagato probabilmente lo sforzo, ma vorrei che fosse anche caduto perché ha beccato secco. Sì, in pochi, in pochissimi chilometri, pochissimi... una caduta. Probabilmente secondo me adesso dovremmo magari avere il riscontro, ma ha beccato secco in un chilometro. Ovviamente ha avuto qualche problema. Cologna passa a 2.19, 27ª piazza. Clara guadagna qualcosina come posizioni, è 23esima a 2.16, aveva 1.27 al cambio, tra classico e skate. E qui Magnifica, in compagnia di Petter Northug e Iversen, due norvegesi, e qui norvegese davanti, sempre lui. Pardon, 1.17 il ritardo che aveva Clara al cambio tra classico e skate. Azione sempre composta, il traguardo ormai non è più così lontano, 1:05 di gara per il dominatore di questo avvio di stagione di Coppa del Mondo, Martin Jensrud Sundby. Ormai in controllo, anche se controllo non è, non si è mai girato, probabilmente non vuole neanche sentire il distacco, tiene sempre il suo ritmo, la sua compostezza. Il 31enne vincitore della Coppa del Mondo e del Tour de Ski è davanti a tutti, di fatto sin dai primi chilometri. E nella seconda parte di gara skating se ne è letteralmente andato, lasciando per strada i suoi compagni di nazionale qui inquadrati. Tengono Holund e Di Raug, anche se là dietro un Magnifica, un Petter Northug e un Iversen vedono il podio lì davanti, ma sarà dura in poco più di 5 km recuperare una ventina di secondi. Ancora bella e spinta l'azione della seconda e terza posizione coperta dai due norvegesi qui inquadrati. L'azione in salita del duo vichingo, ancora verso un possibile podio tutto scandinavo. Norvegese, ma attenzione perché Magnifica si avvicina in maniera minacciosa, Petter Northug assieme a lui e Iversen, inquadratura che schiaccia un po', ma schiaccia un po', ma stanno venendo su forte, forte. Assolutamente, Magnifica sta tirando a meno Petter di 20 Northug. Secondi dai 15 ai 20. Vediamo il distacco di Magnifica e di Northug. Nelle fasi di salita prendono anche qualche metro su Iversen, sostanzialmente lì il distacco. Sono 20 secondi, guadagnano 2 secondi ancora. Almeno 2 secondi al chilometro vanno a guadagnare Petter Northug e Magnifica sul duo che è davanti, Holund e di Raug. Benissimo in skating, e assieme a lui Gløersen, in braccio da scelta per la Norvegia per schierare staffetta di Norvegia 1, non che Norvegia 2 sia molto meno forte. Cambia assolutamente. Vediamo De Fabiani dove si è posizionato. E De Fabiani sta partendo ora il Defa. È 1.51 l'ultimo scontro cronometrico, ma lo attendiamo al quello poc'anzi inquadrato al 25.900. Bonus point l'ultimo per l'inquadrato Sundby,
che prende il largo letteralmente in Coppa del Mondo, un po' come ha fatto Joao e sta facendo Joao al femminile. Potrebbe anche rialzare l'azione Schilby, ma non lo farà. Vedete, tra i più rapidi nella parte di gara in skating assieme a Glersen, chilometro 25.900 per Schilby. Ancora 3 km e 750 metri per Martin Johnson Schilby. Un po' di rimpianti ci sono, perché vi do questo dato su Ruth, al cambio tra classico e skating era assieme a Clara a 1.17 da Schilby. Sì, poteva stare lì in Clara in condizione. Adesso vediamo il distacco di Raug e Holund su Magnifica e Peter Northug. Ancora un giro per tentare di acciuffare il podio per il francese e il norvegese Peter Northug. Vediamo anche il margine di Sundby, se aumenta su Diago e su Holund, sono 55-56 secondi. Sembra che non forzi mai, forza sempre invece. E sì, che lì dietro devono stare attenti di Raug e Holund sul possibile ritorno di Magnifica e un Peter Northug che, quando sente profumo di ultimo giro, ultimi chilometri, fa delle variazioni impressionanti. Comunque tutto sommato Raug e Holund tengono botta, hanno un margine sempre intorno ai 22 secondi su Magnifica, su Northug. Röte sta andando via forte veramente, tra i più rapidi in pista, anche sul più rapido del Sundby. Bene anche Glersen, tiene in skating Woldenseth, anche se il distacco è pesante, 1.44, ma ce l'ha, non ha piazza per lui. Magnifica, vede dall'altra parte dello stadio che se ne vanno fuori il podio. Passa Lego, fa 2 minuti dalla testa, decima piazza. Harvey a 2 minuti, anche lui undicesimo. Ustigov a 2.01, dodicesimo. Poi Sven Larkov, Dobler per la Germania, che gli solleva la testa. Johansson, primo svedese, ne mancano tanti però in questa gara. Alvarsson e Elner su tutti a 2.03, sedicesima piazza. Deve essere in zona stadio anche Clara. In grafica i punti di abbuono di Coppa del Mondo. Passa Clara, 22esimo a 2.28. Cologna, 29esimo a 2.40. Assieme a lui c'è Kershaw e Babico. De Fabiani, purtroppo 23esimo, ripreso da Clara, viaggiano assieme il finanziere e l'alpino a 2.28, Clara a 2.29, De Fabiani 22esimo e 23esimo. Ha patito, ma probabilmente ha avuto problemi, secondo me ha avuto qualche problema De Fabiani nella parte in pattinaggio, che non ha avuto problemi. E Sundby qui dietro, sanno che dietro stanno andando forte, infatti cambiano il ritmo in questa salita. C'è anche una buona collaborazione tra i due. Eh sì. Ora Holund davanti. Sundby al 27.100, quasi in cima alle salite. E poi lo stadio, con un'altra vittoria in Coppa del Mondo, l'undicesima per lui. Beve, anche se la gara ormai è finita. Sundby, e qui si tiene duro. Dietro c'è Magnifica e un Peter Northug, che potrebbero essere veramente due clienti scomodi. Si volta con il 4 di Raug a dare una controllata per vedere se dietro qualcuno spunta. Di Raug vanta una terza piazza in Coppa del Mondo, una tappa al Nordic Opening. Nessun podio conquistato in carriera in Coppa. Tanto Magnifica stage da parte di Holund. Magnifica, Lascia lì Forsing. Lascia lì Peter Northug. Magnifica torna sotto con il 9, un garone di Schilby. Bellissima gara per Rute, così come per Glersen in skating. Dunque Magnifica da solo all'inseguimento del podio, ma sarà difficile tornare sotto sui due, che sono ancora molto pimpanti in questa fase finale di questo skiathlon. 30 km, 15 in classico e 15 in tecnica libera. Eccolo qua, il francese Magnifica. Poltarani intanto deludente, paga 4 minuti e mezzo, 47esimo. Male Bilek Zanning, altri 6-4 minuti. Attenzione, perché Schilby ha preso in mano la situazione per inseguire Magnifica.
Posizione strepitosa di Schürrle. Magnificale davanti di 10 secondi. Potrebbe anche tornare su Magnifica Schürrle. Ma qui davanti nessuno potrà tornare su Hünby. Guardate la sciata. Ancora. Guadagna con regolarità su tutti, inclusi Holund e Riaug. Passa Salvadori per l'Italia, 51esimo, 5-18 al debutto in Coppa del Mondo. Ma da un debuttante ad un campione ormai acclamato, Martin Jönsson Sundby, se la Joaug si è lasciata dietro Kalla e Weng, meglio Weng e Kalla, di un minuto e mezzo, non che Sundby sia stato da meno, perché rischia di avere il secondo a un minuto. Dunque Sundby davanti, poi Di Raug, poi Holund e Magnifica in quarta posizione. Domani veramente alle 10 le staffette, prima quella femminile e poi quella maschile. Dopo di noi spazio al biathlon da Östersund con la sprint maschile, poi alle 15.30 la sprint femminile. Scelpino protagonista in serata con le gare di Beaverkrieg in ambito maschile, il super gigante alle 6.30. Scelpino femminile da Lake Louise, Canada, alle 20.35 la discesa libera. Per il fondo intanto vede il traguardo quasi dietro l'angolo. Martin Jönsson Sundby per l'Italia, un De Fabiani che ci ha provato in classico, poi purtroppo in skating ha pagato Lazio. Clara non al meglio della condizione, debutto in Coppa del Mondo per Salvadori, sicuramente da valorizzare nel proseguo della stagione. Purtroppo Neukler si è fermato già con un distacco pesante a metà gara dopo la parte dello schietto in stile classico. Ultime battute per Sundby sul vertice della salita più impegnativa del tracciato, e qui assolutamente non c'è storia per la dietro in lontananza. C'è Magnifica, ma 20 e più secondi dietro due Holund di Haug, e poi Rute con Iversen, Northug e Glersen. Tanta Norvegia nei primi 10. Hanno corso bene i due inquadrati, hanno sentito il ritmo troppo veloce di Sundby, hanno mollato, hanno lasciato andare il compagno di squadra. Vedo qui è meglio cercare di portare a casa qualcosa di comunque Bubo si buono. Va verso un epilogo con 7 norvegesi nei 10, nei 10 due russi e del francese Magnifica, e poi 7 su 10 per la Norvegia. Sono numeri che dicono tutto. Magnifica li vede, ma li vede vicini e lontani allo stesso tempo. Ma è tornato sotto Schürrle sul Magnifica. Manca poco per il traguardo, manca un chilometro e mezzo. E manca poco alla vittoria numero 11 in Coppa per Martin Jönsson Sundby, il 31enne norvegese. Dunque agganciato Magnifica da Schürrle, che ha fatto una seconda parte di gara eccezionale. E adesso passa, vuole passare. Che sciata, fluida, in doppio. Guardate proprio la differenza, la sciata un po' più pesante del francese. In doppio, un passo ogni passo, una spinta in salita per Schürrle. Bene ha fatto nella seconda parte di gara anche Harvey, che è stato lontano dai primi in classico, si è ripreso, ha stato lenti in skating. Per la Svezia c'è Martin Johansson, primo svedese, una buona Russia nel suo assieme, una Germania a punti con Döbler, con Notz. Clara è 18esimo, 2.31, primo dei nostri. De Fabiani purtroppo è 27esimo adesso a 2.44. Sta pagando tantissimo. Investigia denti per andare a punti, anche se qualche punto l'ha preso lungo il tracciato con i bonus point di Coppa del Mondo. Salvadori è 55esimo quando siamo a un chilometro e mezzo dal traguardo, il debutto in Coppa. Traguardo che è vicinissimo ormai per i tre norvegesi. Avremo una chiusura molto rapida, diciamo così, per dare spazio al biathlon che attende. Domani alle 10, staffetta. Scatenato, non ne ha a sufficienza. Guardate il ritmo indiavolato di Sundby. Un po' come la Joao. Sì, sì. Non... Vabbè, ha voluto dare ancora un'accelerata per il pubblico, ma non ne aveva assolutamente bisogno. Ormai... Il pubblico che ha capito e lo applaude. Un minuto il vantaggio di Sundby su la coppia che insegue, sempre coppia norvegese,
È una Norvegia che fa 1-2-3 nella gara di Lamberg. Norvegia imbattuta, imbattibile al femminile, così come al maschile, un po' come lo scorso anno, ma forse tenuto conto che non c'è Bjørgen, ancora meglio quest'anno. E al maschile è un dominio assoluto, complice un Colonia forse non al top, e i russi con qualche problema di condizione e di materiale. Non ce n'è per nessuno, ce n'è soltanto per la Norvegia, ce n'è su tutte, per l'11esima vittoria in Coppa per Martin Jönsson Sundby. Vince, che dire, anzi stravince, stravinta come la compagna di squadra Therese Johaug. E qui sembra andarsene di Raug su Holund. Di Raug per un altro podio in Coppa del Mondo, per la prima volta serve secondo, lui che vanta già una terza piazza. Niklas Di Raug schierato già in staffetta a Falun. E poi c'è Holund che merita per quello che ha fatto già in avvio di stagione e nella parte finale dello scorso anno, questo primo podio per lui in Coppa del Mondo. C'è un altro ragazzo da tenere d'occhio in casa norvegese, Holund. 1-2-3 della Norvegia, andiamo sino ai primi 8 al traguardo, poi linea al biathlon. Sundby vince su Di Raug, brillante conferma per lui, la gioia e anche la fatica per Holund, primo podio in Coppa per lui. E adesso si lascia andare questo gesto di felicità, l'abbraccio con Sundby, l'abbraccio con Di Raug. E arriva Schürrle in quarta posizione. Ha fatto una seconda parte di gara eccezionale, ovviamente il suo miglior crono nella frazione in skating, aveva 1.17 da Sundby, che poi si è rialzato. Nella seconda parte di gara chiude con 1.13, magnifica, soddisfatto. Tanta Norvegia. 1, 2, 3, 4, poi magnifica il primo del resto del mondo. Petter Northug. Siamo quasi in chiusura con l'arrivo di Northug sesto, Iversen settimo, Glersen ottavo, dominio della Norvegia, 1-2-3 con Sundby, Di Raug e Holund, tra poco lì nel biathlon. Qualche istante ancora. Il commento di Fulvio Valbusa sullo strapotere della Norvegia e su quello di Sundby. Partenza con il botto, sia Rucca che qui, dominato questo avvio di stagione per Sundby. Si è fatto capire subito, eccolo qua inquadrato. Stravinto. Una grande Sundby. Norvegia che piazza Sundby, Di Raug, Holund, Ruth, Northug, Iversen e Glersen nei primi 10, 7 nei 10. Quinto magnifica, nono Bolzensef, decimo Arve, primo italiano, Clara verso il traguardo. Ci vediamo domani alle 10 per la staffetta donna e poi quella maschile, linea al biathlon. In cui ha guadagnato tante posizioni. E non arriva a punti di Coppa del Mondo invece Francesco De Fabiani, generosissimo nella prima parte ma poi ha ceduto. Juschugov porta a casa 3 punti, Helgestad 29esimo. E questo è il podio. De Fabiani 32esimo, 3 minuti e 18 alla fine. Per 2/3 di gara era con uno sguardo sul podio, ma poi è crollato. E rispetto alle strategie tattiche recenti, un po' meno bene, perché mentre è arrivato Tony Liefers, precedendo Martin Jaksch. Ecco la classifica. Quella maglia gialla viene rafforzata. Leckhoff alla fine ha preceduto Sven al photo finish. Roland Clara definitivamente sicuramente 19esimo. Per un po' si è gioito per la baldanza anche giovanile di Francesco De Fabiani, che poi è crollato. Comunque non porta punti alla sua classifica da under 23, continua ad essere primo, ma